Sembrano non esistere monti più belli e vette più aggressive, le stesse che da 7 anni fanno da scenario e percorso insieme ad una delle gare più emozionanti dello sport nazionale, dove sacrificio e coraggio si alternano in atleti provenienti da tutto il mondo, pieni di voglia di cimentarsi con i propri limiti per migliorare loro stessi. Torna per la 7ª edizione il trofeo Scaccabarozzi, la grande maratona che si corre sul sentiero Lecchese delle Grigne, nel cuore delle Prealpi Lombarde. Finalmente baciata dal sole, in questa edizione che si svolge domenica 16 settembre, la Kermesse delle Grigne sarà l'insegna iberica, possiamo dire, una grandissima partecipazione a livello internazionale, in particolare grandissima attesa per questi atleti spagnoli che chissà perché, ce lo spiega il nostro esperto Maurizio Otorri, sono davvero nelle prime linee. Come mai? Sono nelle prime linee perché hanno un campionissimo come Kilian Jornet Burgada e hanno una scuola cresciuta sulla... Possiamo dire che se la giocano questi due, almeno nel pronostico iniziale, era così, Rocca Augusti era dato fra i favoriti. Secondo me se la gioca, l'unico a giocarsela è Kilian Jornet, perché Augusti è molto forte ma non ha la tenuta sulla distanza. Ecco, quindi riassumiamo un attimo in questa fase del percorso. Stiamo vedendo intanto l'atleta con il pettorino numero 4, già si comincia a delineare poi la griglia degli arrivi. Sì, però attenzione anche a questo concorrente che sta passando ora, che è Matteo Pilleroffer, primo degli italiani, un atleta che si è avvicinato da poco allo skyrunning ma sta andando davvero forte. Ecco Toffol Castagnier, un atleta della corsa in montagna, bisogna anche per lui, come per Rocca Augusti, stesso discorso, bisognerà vedere come terrà la distanza. Ecco Kilian Jornet. Ed ecco Emanuela Brizio, che come ti dicevo è accreditata per la vittoria finale di questa gara, è tagliata fuori dal mondiale ma sta davvero bene, guarda quanto scende veloce, come è suo agio anche sulle ferrate. Una fase di percorso molto molto tecnica. Salgono e scendono Stambecchi e Camosci, ma uomini e donne dotati di capacità eccezionali, di volontà e di resistenza, di amore per lo sport e per la montagna. Il sentiero delle Grigne è davvero un percorso ineguagliabile, lo dimostra fra l'altro il richiamo che esercita sugli atleti, che oggi sono più di 400 e rappresentano ben 11 paesi, nonché sul folto pubblico distribuito fin dalle prime ore del mattino lungo tutto il percorso e soprattutto nei punti.